Grazie Presidente, Governo, colleghi e colleghe. Mi dispiace non pensarla come il collega Faraone, ma io adoro il capitano. Oggi sono particolarmente felice di poter, in discussione generale, dare il mio contributo sul disegno di legge di conversione in legge del cosiddetto decreto sicurezza bis, che ha l'intenzione di mettere in luce alcuni aspetti che riguardano la sicurezza pubblica dei cittadini, che come si può ben notare rappresenta un tema centrale dell'azione di questo governo. Il decreto che oggi siamo chiamati a convertire in legge contiene disposizioni che hanno l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e garantire ordine e sicurezza pubblica, sicurezza per i cittadini, che rappresentano un tema centrale dell'azione di questo governo. È su questi ultimi aspetti che vorrei incentrare il mio intervento. Il decreto contiene diverse misure sul tema, ed in particolare il potenziamento dei presidi delle forze di polizia, attraverso disposizioni che hanno l'obiettivo di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle stesse forze, le norme per assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie del Ministero dell'Interno, attraverso l'incremento della dotazione organica da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti in funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Inoltre, misure per assicurare il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019, attraverso l'impiego di ulteriori 500 unità di personale delle Forze Armate. L'istituzione dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, avente funzioni di raccordo e di uniformità di azione, degli istituti, delle scuole, dei centri di formazione e addestramento della stessa. Disposizioni in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive per contrastare una piaga che affligge il nostro Paese. Inoltre, disposizioni volte a rafforzare l'attività dei vigili del fuoco, e su quest'ultimo aspetto vorrei soffermarmi. L'articolo 8 ter del disegno di legge in esame dispone, al fine di fronteggiare imprevedibili esigenze di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un incremento annuo di ore di lavoro straordinario, pari a 259.890 ore per l'anno 2019 e 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020. Dobbiamo tener conto del fatto che attualmente, per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili e indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario è fissata in 240.000 ore. Quindi si tratta di un notevole incremento, sono ben 100.000 ore in più, e non è certo un'elemosina. In secondo luogo, l'articolo 17 bis ha l'obiettivo di ridurre da 3 mesi a 5 settimane la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di caposquadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per la procedura concorsuale, l'accesso alla qualifica di caposquadra con decorrenza 1 gennaio 2019 e per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo di caposquadra e capireparto. In sostanza, si riducono i tempi per i corsi di formazione. Per l'accesso alla qualifica si aumentano le ore di straordinario. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco eroga un servizio imprescindibile che non è limitato all'attività in tutte quelle situazioni nelle quali si verificano potenziali pericoli per i cittadini, come le frane, le alluvioni o altri casi di calamità naturali, che sono sempre più frequenti negli ultimi tempi. Interventi che devono essere eseguiti con un requisito fondamentale, che è l'immediatezza della prestazione. È quindi indispensabile dotare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di modalità e strumenti funzionali come risorse umane e mezzi operativi indispensabili per le emergenze. Ma se penso alla mia terra, mi permetta Presidente, la Sardegna, la sinergia nelle prime fasi di un'emergenza è limitata ai 4 comuni provinciali, quindi come si può parlare di immediatezza di prestazione? Ad esempio l'alluvione di ottobre del 2018, in provincia di Cagliari, dove le sezioni operative in assetto alluvione provenienti dal Lazio e Toscana sono arrivate nel teatro emergenziale 36 ore dopo, da allora d'inizio degli eventi, quando ormai la prima fase di ricerca e salvataggio si era già conclusa, si capisce che non basta.
Quindi occorre potenziare il numero degli uomini in pronta disponibilità e in caso di necessità. Occorre attivare il soccorso garantito con ammodernamento del parco automezzi, che deve oltretutto confrontarsi con una viabilità che, credetemi, è atavicamente obsoleta. Il mio pensiero va inoltre agli ultimi tragici eventi, gli incendi boschivi, verificatisi a causa del forte vento di maestrale che spesso in Sardegna la fa da padrona, trasformando in cenere migliaia di ettari di terreno. E concludo dicendo che confido nell'attenzione di questo governo, nel Ministero dell'Interno, nella sensibilità del nostro Ministro Matteo Salvini, che sono sicura ci permetteranno di dare una prima risposta con un reale e concreto potenziamento e rafforzamento di questo importante segmento delle forze di polizia. E a nome della Lega, Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, dico viva il decreto sicurezza bis. Grazie. Grazie, senatrice.